Ciao a tutti ragazzi e bentornati su The Guardians. A sorpresa, con un giorno d'anticipo, IGN ha cominciato a rilasciare materiale su Destiny 2. Hanno cominciato questa loro serie di speciali mostrandoci un po' la fattoria, ossia la nuova area social su cui finiremo col passare moltissimo tempo. Se volete vedervi il filmato sottotitolato in italiano, vi lascio in descrizione il link. Purtroppo, essendo materiale in esclusiva, possiamo mostrarvi solamente qualche immagine. La prima info che ci viene fornita è che, a differenza della torre, questa volta lo spazio social sarà dinamico. Si modificherà, cioè, col nostro progredire nel gioco. Alcuni personaggi appariranno e se ne andranno, e più in generale la popolazione di NPC subirà dei cambiamenti. Sostanzialmente uno spazio finalmente più vivo, non più riservato ai soli guardiani, ma a tutti i superstiti dell'ultima città. Questa scelta mi piace moltissimo e secondo me aiuta veramente a sentirsi parte di un mondo vivo, con persone che non siamo riusciti a proteggere e che, come noi, hanno perso tutto. Veramente un'ottima scelta da parte di Bungie. Tra i personaggi che faranno ritorno troviamo l'amministratore, che conserverà per noi tutta la posta, engrammi e ricompense, anche provenienti da non ben specificate attività che è stato detto saranno rivelate più avanti. Torna anche il Cryptarca, ma non il nostro maestro Rahul, a quanto pare. A fare le sue veci è Tyra Karn, la criptarca del Tempio del Ferro. Nel mini hangar poi sembrerebbe esserci anche Amanda, e successivamente vediamo dei robot con marchio del crogiolo, la cui storia sarà approfondita nel gioco. Qui mi sento di lanciare un hashtag per il protagonista di questo video, ossia il pollo. Da me è Splash rinominato Tuki, quindi spammate i social con l'hashtag PolloTuki. Cazzate a parte, il campetto da calcio esiste e sarà possibile anche tenere segno del punteggio ogni qualvolta qualcuno segnerà un gol. Giusto così, per passare il tempo. Infine veniamo a conoscenza di alcune attività che ci permetteranno di correre più veloce, applicare effetti al nostro personaggio ed altro ancora, che spetta a noi scoprire. Quindi uno spazio social più social, un posto dove rimanere e divertirsi con gli amici e non più un semplice punto di passaggio prima di compiere una qualsiasi attività. Il tutto con sullo sfondo un pezzo del viaggiatore. Questo è quanto ci è stato rivelato oggi da IGN. Vi ricordo che comunque domani arriveranno altre nuove informazioni e potrete trovarle qui su The Guardians, quindi controllate di essere iscritti al canale e di avere attive le notifiche cliccando sull'icona a forma di campanella. Da Shanks è tutto, passo e chiudo.